entrata. Sì. Una donna. Una donna, esatto, i tacchi. Sì, sì, tacchi. O è la clerici. Sono come tu mi vuoi. Ti amo come non ho amato mai. Io sono la sola che possa capire tutto quello che c'è da capire in te. Forse se tu baciassi me. A me piace. Forse capiresti meglio che. Hai capito la maestra da Milano? Wow! La sola che tu possa amare. Non lo vedi che sono a tuoi passi da te. Rita Mammolatti, senese, ha partecipato a The Voice Senior, avendo un grande successo, è entrata nel team di Carrisi, è arrivata alla finale. Buonasera, Rita. Buonasera. Buonasera. Sei senese, ma vivi da tanti anni a Roma, però hai Siena nel cuore. Sempre nel cuore, la mia contrada. Io sono nata in via Cavour, dopo l'antiporto praticamente sono dell'Istrice. Sì. Hai lasciato Siena, ma a Siena vivono ancora molti dei tuoi familiari? Sì, molti cugini. Purtroppo non ho più gli zii da parte della mamma, perché la mamma è senese, diciamo, ecco, è nata a Siena la mia mamma. Invece papà no, è più dalla parte di Roma, di Civitavecchia, comunque anche lui ha vissuto sempre a Siena. Poi siamo venuti a Roma perché mio padre è entrato in Rai a Via Teulada, e allora all'età di 12-13 anni così siamo arrivati a Roma e qui ci sono rimasta. Ho conosciuto mio marito, mi sono sposata, mio marito suonava nel mio complesso i beatnik, dei beatnik. E abbiamo fatto un festival della Valle dell'Aniene, si chiamava il Festival Valle dell'Aniene, dove presentava Corrado. Dopo questi primi anni, siamo arrivati nel primo posto. Dopo questi primi anni di esperienza musicale, ti sei dedicata a tutt'altra cosa, la famiglia, il lavoro, un lavoro un po' particolare. Lavoro, un lavoro che ho sentito molto, che ho tenuto sempre nel cuore, messo sempre al primo posto, e quindi il lavoro della scuola materna. Io sono insegnante di scuola materna, quindi con i bambini ho cercato di dare tanto amore e ho ricevuto tanto amore. Ho fatto anche l'insegnante di sostegno per un periodo. Sì, la scuola mi ha preso moltissimo, perché poi ho fatto il tirocinio, quindi dopo il tirocinio ho iniziato con le supplenze, il precariato è molto lungo, quindi insomma sono stata presa tanto, e quindi ho messo da una parte questa grande passione un po' assopita, che però è sempre venuta fuori, c'è tanto... C'è stato Quando sempre tanto l'idea di partecipare a The Voice Senior. Allora, io ho fatto una trasmissione per una TV privata, si chiama Jack and Soul Show, è una rivista, e ho partecipato per 4 volte consecutive,
E da lì si è riaccesa questa fantasia di cantare, cioè io canto sempre in casa, fuori, con gli amici, non perdo l'occasione, se c'è un'occasione per cantare io canto. Però non c'era stata una cosa importante fino a quel momento. Con Jack e il suo show si è riaperta questa porta e dopodiché mia sorella mi ha iscritto a The Voice Senior. Si sono messi in contatto con me, ho superato audizioni, varie cose. Sono sempre andata avanti con mia grande anche sorpresa. Ho fatto una selezione qui a Roma, eravamo tantissimi. Quindi, insomma, diciamo che mi sono dedicata molto a questa cosa che sto per di Jack e il suo show. E poi quando sei approdata all'ultima fase, la fase in TV, quella reale, la vicinanza con grandi cantanti, questa com'è stata come esperienza? Mi sono accorta che erano tutti bravi, veramente bravi. Io però ho cantato con molta passione e anche tanta emozione, cercando di trasmettere le mie emozioni, no? Perché se io mi emoziono, si emoziona anche il pubblico. Io lo so, insomma, non lo sento che risponde così. E quindi ci ho messa tutta e sono arrivata negli ultimi 8, in finale. In realtà, in finalissima. Poi diciamo che un pochettino di qualcosa non ha funzionato proprio bene. Perché l'ultima canzone non era adatta a te. Me l'hanno detto in tante persone. Io ho cercato di farla comunque con la mia professionalità, perché io quando cantavo, da ragazza che cantavo per Mina, nella casa discografica di Mina, ho fatto Castrocaro, ce l'ho sempre messa tutta e quindi ho sempre accettato tutte le canzoni che mi davano, insomma anche i discografici eccetera. Anche questa volta questa canzone mi è stata presentata da Albano e da Jasmine, che era con lui, no, i Carrisi. E non mi sono sentita di dire di no, anche perché ho detto, cioè, ce la posso fare, no? La posso cantare. Ho avuto poco tempo per elaborarla, ma questo non è stato così importante, non tanto il tempo quanto proprio il pezzo, la canzone, che forse non era proprio quella che mi usciva dal cuore. Ricordiamo ci voleva qualcosa di nuovo. Ricordiamo qual era. Come? Ricordiamo il titolo, qual era questa canzone? Sì, è una vita spericolata. Siccome io, la mia vita non è spericolata per niente, è una vita tranquillissima, felice, con questa voglia di cantare che io ho sempre tenuto nel cassetto e che con The Voice Senior è venuta fuori. Io mi sono sentita una ragazza di 20 anni, io sono ritornata ad avere 20 anni, quella è stata una bella emozione, molto forte, molto. Quali sono adesso i tuoi progetti futuri? Allora, io spero di fare una compilation di artisti importanti che mi hanno sempre seguito fino adesso nella mia vita e che hanno segnato delle tappe della mia vita e quindi rifatti da me, insomma, cantati come le canto io, cerco di fare questa cosa. Poi mi piacerebbe anche qualche passaggio televisivo, perché no, insomma, ci sono dei progetti. Certamente qui non si parla di una ragazza giovane, si parla di una persona che comincia, che ha una certa maturità, una certa età, quale la mia. Quindi non mi aspetto delle cose molto grandi, le piccole cose che comunque si possono fare e sempre avere la possibilità e l'opportunità di cantare, quella è la cosa importante. Io anche questa mattina ho cantato, di là ho una piccola postazione con le mie cose, prendo il microfono e canto. Rita, nel caso che ci fosse la possibilità di cantare nella tua Siena, in quella che hai descritto come la tua città nella prima puntata di The Voice Senior, ti farebbe piacere? Sì, mi farebbe piacere tantissimo, tantissimo. Sarebbe un sogno anche quello. Certo, certo, sono pronta a venire, partire e cantare a Siena. Perché no? Lo
fatto quando ero ragazza, quando ero molto giovane, 18 anni, 19 anni, così, ho cantato in un ristorante importante a Via delle, mi sembra, com'era? Le campane. Sì. Non so se c'è ancora questo ristorante. E quindi possiamo dire che potresti essere l'ospite nel caso a Siena, finito questo periodo di difficoltà e di impossibilità di fare spettacoli, chissà, forse se ci sarà un grande spettacolo potresti essere una degli ospiti. Mi farebbe tantissimo piacere. E chissà, e allora salutiamoci con questo augurio e con un augurio di buon anno. Sì, devo salutare i Treguandini, che è il paese dove vivono i miei genitori, che mi hanno sempre chiesto di salutare questo bel paese medievale che avete a 50 km da Siena. I miei genitori sono tutti lì, saluto loro, saluto voi, vi ringrazio tantissimo di questa bella cosa che abbiamo fatto insieme adesso. Grazie. Grazie, ciao Rita.